Intrecciare una rete con tutte le realtà che si occupano di minori, in primis i servizi educativi quali la scuola, a partire dalla scuola materna, osservatorio privilegiato del minore e del suo cammino di crescita. E in questi ambiti, ma in tutta la società civile in generale, che è necessario fare cultura dei diritti dei minori e farsi portavoce delle loro esigenze, ma è soprattutto importante imparare ad interfacciarsi con i minori, come ha ribadito il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Basilicata, Vincenzo Giuliano, nel presentare la relazione annuale delle attività svolte. Noi adulti che non sappiamo interfacciarci con loro, quindi molte volte il garante deve parlare ai bambini perché i propri genitori capiscano o i propri insegnanti intentano sulle cose da porsi e da farsi per migliorare la loro formazione. Avere a che fare con la purezza dei bambini e i sogni dei giovani è un qualche cosa che ti gratifica. Però c'è bisogno di dare risposte alla loro purezza e al loro sogno. Ecco perché l'idea di mettere su una legge regionale tale da poter dare un'assistenza gratuita sin dalla primissima età è un qualche cosa che renderebbe questa regione all'attenzione a livello nazionale per non solo promuovere una migliore assistenza ai nostri bambini, ma anche per avere una ricaduta finanziaria in termini di investimenti. Sono tanti i temi su cui il garante si sofferma per poter incidere sul percorso formativo dei nostri bambini. Il tema sanitario, ma tutti questi temi potrebbero trovare, come dire, cittadinanza se noi con intelligenza sapremmo individuare sin dalla tenera età il fabbisogno relazionale, cognitivo e sanitario, perché è in quell'età che si incide maggiormente per far sì che anche la patologia che ti porta ad una disabilità la si può, diciamo, combattere, non abolendo la disabilità, ma non facendolo vivere da disabile. E non è cosa da poco. Per cui ritengo che questo sia un intervento urgente da farsi, in considerazione anche del fatto che noi dobbiamo dare ai nostri bambini pari opportunità.